C'è molto di buono nel mondo. Con questo titolo vogliamo avviare il nuovo anno pastorale insieme. L'arcivescovo Mario Delpini ha scelto come motto un piccolo brano del profeta Isaia: la terra è piena della gloria di Dio. Ecco, noi abbiamo voluto tradurlo più semplicemente con il titolo che poc'anzi ho indicato. I contenuti di queste linee pastorali sono desunti dalla lettera che ci ha inviato il Cardinale Scola, che ringraziamo di cuore. Su questa base abbiamo steso un piccolo progetto. Ci accompagna la consapevolezza che non sarà la nostra bravura, i nostri progetti, i nostri artifici ad evangelizzare la città, ma come ha detto il Papa a Milano a tutti i sacerdoti in Duomo, il Signore ci precede, è Lui che fa in modo che la pesca sia pesca miracolosa. Siamo nella nostra basilica, appena rinnovata nell'illuminazione, ed affrontiamo ora il primo tema, grande tema, che ci riguarda per questo cammino annuale indicato dall'Arcivescovo: una comunità che nasce dall'Eucaristia Domenicale, che in una comunità cristiana è centrale. Convocati dal Signore, noi ci raduniamo intorno a un tavolo a mangiare insieme con Lui, ascoltando la Sua parola. È importante allora che le nostre celebrazioni eucaristiche abbiano un'alta qualità celebrativa, una ministerialità diffusa. I chierichetti, i lettori, i cantori. È sull'animazione liturgica, in particolare del canto, che vorremmo quest'anno insistere. E poi un altro aspetto, la cura delle nostre omelie. Brevi, intense, profonde. Vorremmo proprio che fossero così. Anche perché molte persone poi ci chiedono di approfondire alcune cose che abbiamo detto durante l'omelia. E allora ecco nascere tutta una serie di proposte in parrocchia, dai gruppi di spiritualità familiari per le coppie, ai gruppi di ascolto nelle case e in parrocchia sulla parola di Dio. Quest'anno affronteremo il libro dell'Esodo, a tempi e momenti di preghiera, come il gruppo mariano Ancilla Domini del lunedì, che recita il rosario, il rinnovamento nello spirito, che fa l'adorazione eucaristica e la messa allo Spirito Santo il giovedì, fino a nuove forme di evangelizzazione che già lo scorso anno proficuamente abbiamo sperimentato. Ma tutto ciò è importante se però ha un sottofondo che la nostra comunità non può mai dimenticare, è quello dell'amicizia e della fraternità che nasce dall'Eucaristia. Una comunità che nasce dall'Eucaristia è una comunità educante, cioè una comunità che si preoccupa della trasmissione del Vangelo alle nuove generazioni. Per questo motivo siamo venuti in oratorio, il luogo dove la comunità cristiana educa le giovani generazioni. Certo non è un luogo esclusivo, esistono movimenti, gruppi, associazioni, ma è il luogo privilegiato. Usciamo da un'estate molto bella, ho il cuore pieno di gratitudine per tutte le persone che hanno operato qui durante l'estate, Don Davide Toffaloni, gli animatori, i genitori e gli adulti che ci hanno dato una mano, e adesso si aggiunge il nuovo educatore, Simone, che con Don Davide animerà l'attività oratoriana occupandosi in modo particolare del doposcuola. Ciò che più mi sta a cuore dire è l'importanza che i nostri ambienti non riducano la formazione dei nostri giovani a momenti di catechesi, che pure importanti rischiano di essere un po' isolati, intellettualistici, che magari non coinvolgono la vita. Comprendo bene che i bambini e i giovani oggi hanno un tempo veramente impegnato, ma occorre potenziare, ed è sarà nostra premura, tutti quei momenti e quei tempi che facilitano la vita comune. Anche utilizzando gli spazi che l'oratorio offre, come Casa Bollini, dove ci troviamo, che lungo l'anno è abitata da giovani nostri e di vari oratori per la vita comune. Il terzo punto delle nostre linee pastorali riguarda la comunicazione. Il Cardinale Martini ci ricordava che comunicare è come camminare sulla seta, è faccenda questione delicata. Può fare molto bene come anche ferire altre persone
e in fondo anche noi stessi. Per cui a partire dalla nuova tecnologia vogliamo anche noi far sì che nella città si riversino notizie positive, ottimistiche, buone, raccontare il vissuto virtuoso di tanta, tanta brava gente che c'è ancora, in modo tale che discorsi d'odio, notizie false, non abbiano molto spazio. Per questo motivo abbiamo rinnovato il sito della parrocchia e vorremmo chiedere aiuto a tutte le persone che si intendono di questi nuovi mezzi di comunicazione sociale di darci suggerimenti e aiuti, sempre secondo una modalità positiva, mai accusatoria, denigratoria e negativa. Ed eccoci all'ultimo punto indicato dal nostro arcivescovo, esplicitamente specifico per la nostra comunità di San Magno. Anzitutto l'arcivescovo chiede alla comunità centrale della città di coordinare una pastorale, di promuovere una pastorale cittadina, e questo è già avviato da tempo. Ciò che però sta più a cuore è una pastorale giovanile cittadina. Qui lo sguardo e il pensiero va ai sacerdoti e all'equipe di pastorale giovanile che già esistono in città, ai movimenti, ai gruppi, alle associazioni. Come diceva il cardinale Scola, occorre un'unità nella pluriformità, ciascuno col proprio specifico, ma tutti con lo stesso obiettivo, annunciare il Vangelo di Gesù. Un secondo aspetto ha voluto sottolineare l'arcivescovo è l'attenzione alle giovani coppie che per i battesimi, la scuola materna, l'iniziazione cristiana, oggi un po' meno per i matrimoni, ci avvicinano. Far sì che questo contatto non sia solo episodico, ma abbia una continuità nella nostra comunità. Resta però un grande enigma, lo confido così semplicemente. Come scalfire, toccare il cuore di quei genitori che portano i bimbi per il battesimo, per i sacramenti, ma loro li hanno esclusi totalmente dalla loro vita, a partire proprio dalla loro unione, celebrata semplicemente con uno scambio di promesse, la convivenza, o con il rito civile. Lungi da me il voler giudicare queste persone, spesso ottime, ma vorrei capire come poterle raggiungere, come far vedere loro la bellezza del Vangelo, l'oggettività e la forza dei sacramenti. Ecco, in breve vi ho presentato la nostra proposta annuale. Per non annoiarvi non sono stato dettagliato. Sul nostro sito troverete tutto il testo scritto e se avrete la pazienza di leggerlo vi sono grato. Devo dire che tutto questo è nato da un cammino. Abbiamo anzitutto preso la lettera dell'arcivescovo, letta noi preti insieme, Don Marcello, Don Angelo, Don Davide ed io, e poi l'abbiamo sottoposta al Consiglio Pastorale, che ha fatto alcune osservazioni, alcuni emendamenti che abbiamo accolto, ed ecco qui l'abbiamo consegnata. Ringrazio tanto voi e la vostra pazienza. Arrivederci.